Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio della serie Livorno State of Mind. Ci eravamo lasciati qua in attesa di giocare la partita di ritorno contro la Juventus laggiù a Torino degli ottavi di Europa League. Guardate, come vedete qua. Niente, per chi non lo sapesse o per chi non se lo ricordasse, il risultato dell'andata è stato di 1-1. Quindi diciamo che a livello di gol in trasferta è in vantaggio la Juve. E niente, c'era e c'è tuttora, come vedete, la problematica stanchezza che purtroppo colpisce alcuni giocatori, soprattutto le parti d'attacco, perché sa, la difesa qualcuno in forma, anzi forse solo Hernandez, però vabbè, la difesa te la facesti perché hai qualche sostituto, l'attacco no. E niente, detto questo, vediamo un po' come andrà e cerchiamo almeno di fare un gol e magari di non prendere altri, ecco, insomma, perlomeno se poi bisogna prendere gol cercare di fare tutto per passare il turno, ecco. Insomma, iniziamo. Come nell'andata anche ora piove. Detto questo, battiamo il calcio inizio noi e speriamo bene, dai ragazzi, l'importante è crederci comunque. E vai Adam! Eccolo! Adam Armstrong! E andiamoci! 1-0 dopo poco! Bello, gli ha fatto tutto da solo, non c'è una bua in difesa, c'è cioè nessuno è deciso di uscire per andarlo eventualmente a chiudere. Meglio così, palo gol, 1-0 e andiamoci! E vai Bilal! Dio buono te! E vai ancora Armus! Vai! Vai! Eccolo! 2-0! Salta lui! L'astronauta! Adam Armstrong! E ci siamo te! Che bello! Mi sarà anche il pumping up, probabilmente la zitti! Prima di poter tirare! Ma volevo dirgli tira! Ha fatto così! E andiamo, c'è andata bene, perché il portiere ha fatto una mezza appellata, che è netto se non sbaglio. Insomma, 2-0 e andiamo di. Mamma mia, che esce così. Ho voluto provare a tirare da nulla. Che però fa go. Oh, la porta la va centrata almeno. Finisce così il primo tempo. Juve quasi inesistente, soprattutto a livello di pericolosità. Perché sì, ha provato qualche tiro, ma niente di veramente, veramente pericoloso. Meno male, invece noi questa partita va, diciamo che abbiamo iniziato per ora, bene il video. Siamo, al contrario di loro, piuttosto pericolosi. E bene così. Vediamo un po'. No, sto guardando se fa qualche cambio e no, se nel caso aspetto dopo. Comunque. Cerchiamo di non fare la botta nel solo tempo, cerchiamo di tenere comunque il risultato, che se dovessi finire così ci vedrebbe passare. E niente, andiamo a fare il secondo tempo. Addio, mamma mia, bravo Blanco di. Cambio, dato che per ora la situazione è questa, ma voglio un po' non rischiare. Poi fra l'altro vedo che c'è urgente bisogno. Sì, mi sono un po' bloccato perché pensavo di averci Ciccio panchina, invece un'altra volta non me lo scordo di metterlo. Comunque faccio questo lavoro, lo so che è sbagliatissimo, però lo voglio fare. Vai. Madonna, anche Doshik e Cerny sono stanchissimi, però. Boh, vabbè. Andiamo avanti così. Attenzione. È scoperta la Juve, vai. Cambia di va. Va Bilal. Chiudiamola definitivamente. Bilal! On the chick! 3-0. Meno male, via. Oh, al regno dovrebbe essere chiusa. Banca un po' più, ma nemmeno, dai, 10 minuti che c'è anche il recupero. Boh, però bene, dovrebbe essere chiusa. Intanto comunque 3-0. Attenzione, 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 attenzione. E vai. Madonna, poteva essere 4-0. Poker, era ancora più bello. Io barellone, ma capito Sciago. E andiamo, finisce così, 4-0. No, che 4, 3-0, perché tu ormai la mia testa è su 4-0. Comunque, niente, incredibilmente passiamo il turno.
perché comunque un risultato sì è veramente incredibile, cioè ha dell'incredibile, perché nemmeno io me l'aspettavo. E niente, bene così. Sono contento, anche se sinceramente ho un po' di timore per vedere chi sarà nel prossimo avversario in Europa League. Ora, pensiamo al campionato, perché comunque Europa League è importante o non importantissima. La cosa più importante è cercare di qualificarci eventualmente per la Champions League del prossimo anno, e ciò può avvenire solamente se arriviamo almeno terzi. Quindi pensiamo al campionato, che appunto ci vedrà giocare contro l'Empoli in casa. Dai ragazzi. Allora, maglie sì, sempre stanchi, maledetta la miseria. Faccio giù a Pereira subito. Metto Zemelo, faccio questo lavoro qui come sempre. E metto anche Barella al posto di Oldschick. Poi eventualmente faremo qualche cambio. Sì, vai. Iniziamo. Da bello c'è il sole. Campo sfatto, vabbè, ma quello è un fattore poco rilevante. Insomma, battono il calcio, inizio loro. Iniziamo. Dai ragazzi, come prima io voglio. E vai Adam! Boia, hai tirato una bomba di sinistro che fragge un altro piede ma decentrale. Dio buono Adam, dead, si è fatto anticipare all'ultimo. Vai Adam, come al solito. E tira Zemelo, Dio buono dead. E vai Zemelo, Dio buono dead. Dai però, oh, è il primo tiro e fanno. Maremma canide, 2 ore e mezzo, non a provarci, non ci riesci a buttare dentro una, vesti via, così, per mezza fortuna, fra l'altro, schiocchiti, 1-0. Fra l'altro, con il gol di loro si conclude anche il primo tempo. Ai menade, insomma, come vi ho detto, 1-0 loro, 1-0 Empoli, giocatori stanchi, fra l'altro, quindi sono ancora più compleato. Voglio un attimino però... leva Barella e mette Old Chic, così come leva Angelino e mette Ceccherini. E niente, andiamo a fare il secondo tempo. E vai Bilal. Non ci voglio rede. Dai, ma perché? E vai Zemelo. Dai, ma cos'è uno scherzo? Deve star Trossard, ma si scherza. Lo farò ora. Boia di finalmente 1-1. Bilal Old Chic. Prima il palo. Ora per meno la puttana lì. Boh, se no poi davvero era uno scherzo. Era uno scherzone. Boia di. Andiamo di 1-1. Dai che volendo si può provare a ribaltare il risultato. No, oh. Ah, meno male. Anche se ci è mancato poco. Cambio un attimino, perché ho visto, infatti, tipo, guardatevi, stanno per morire. Ho fatto 2 cambi e uno, me lo ricordo. L'ho fatto già, 2 ne avevo già fatti. Insomma, alla Benassi non mi muori in campo, per favore. Finisce sì, 1-1. Non siamo stati in grado di vincere questa partita. Mettici la poca finalizzazione, la poca bravura sotto porta. La poca fortuna, anzi, la tanta sfortuna. Quello vi pare, sta di fatto che sinceramente a me va giù male questo pareggio, perché secondo me era fattibilissima per poter fare 3 punti. Purtroppo sì, per noi non è stato. E insomma, via, e niente. Speriamo che questa partita poi possa influenzare eventualmente la classifica in futuro. Che sa, può succedere a volte che per una partita magari uno non raggiunge determinate posizioni. Comunque, vabbè, qui alleno e niente. Andiamo a fare l'altra parte del campionato, che se non sbaglio ci da giocare poi contro il Carpi. Finalmente si riposa un pochino. Ale, guardate bellino, guardate pausona. Bene, si fra l'altro riallena anche i giocatori. Niente, era un piccolo break prima di iniziare la terza partita del video. Allora, ci siamo. Finalmente. Finalmente, nel senso che in teoria i giocatori dovrebbero aver recuperato. No? Guardiamo un po'. Ah, che bello. Allora, un attimino, faccio giù a Blanco solo perché mi è arrivata, sai, la notifichina che vorrebbe giocare, quindi per
un malumore, no, malcontento all'interno dello spogliatoio, preferisco farlo giù. Niente, via, detto questo, iniziamo. E guardiamo di magari vincere, no? Anzi, perché no? Vediamo, mi sono portato sfortuna da solo. Notturna, non piove. Batto il calcio all'inizio. E dai, eh. Mamma mia, vola Blanco. Addio. Bravo Blanco. Finisce 0-0. Diciamo che questa partita qua, anche se comunque fino ad ora appunto ci sono stati gol, è molto simile, diciamo una sorta di fotocopia della partita precedente, ovvero che il Carpi attacca ma non fa gol e noi manca Poino, sicuramente con un'occasione rischiavamo di andare in vantaggio. Mamma mia, mamma mia. E tira Marchino. Non ci voglio rete. Maremma canede. Però a queste bimbe era più facile farla e sbagliarla. E vai Adam. Adam Armstrong. Eh sì, è molto molto simile alla partita di prima. Carpi che ci prende quasi a pallonate ma non riesce a buttarne dentro una. Noi che invece con solamente pochissime occasioni, diciamo due veramente plateali in questa impresa, riusciamo ad andare in vantaggio con il classico gol dell'astronauta. Piattone destro, piazzato, e 1-0 Livorno. Cambio, sì, voglio fare anche qualche cambio. Allora levo Mastur, metto Pereira, levo Cerny, metto Zemolo, e poi Zemolo va mediano, centrocampista difensivo, e levo poi Iheanacho, anche se non è il suo vero ruolo, e metto Barella. Dico Barella il ruolo, chiaramente. E andiamo, di 1-0. Siamo tornati alla vittoria, almeno in campionato. E niente, meno male non è poi finita, diciamo l'epilogo non è stato proprio come nella precedente partita, perché in teoria se doveva finire così il Carpi doveva far gol e appunto poi pareggiare. Meno male invece per noi non è stato così. 1-0, risultato veramente di misura, però bene così. Ora come vedete ragazzi ci aspetta l'andata dei quarti di finale di Europa League. Iniziamo questo quarto di finale. Allora vediamo un po' come siamo messi anche a forma fisica. Allora bene così. Poi non si scherzeggia, però a regola niente di veramente pericoloso, no? Nel senso niente di veramente estremo. Quello che si può sostituire si sostituisce. Vai, va bene così. Gioca Dragoschi, si gioca in casa. E andiamo. Intanto ho letto pioggia, tonfa e niente. Però come ho detto già, come dissi già nella partita contro la Juve, mi ricordo se in questo video nel precedente, però nel precedente, in Europa League se si gioca sotto l'acqua poi di notte mi può garbare, mi può andare bene. Ma solo lì. Battiamo il calcio inizio. Come on guys, cerchiamo di non far svanire questo piccolo sogno. Mamma mia palo. E vai Adam, come sempre. Maremma cane. Dai va bene, via. Facciamoci vedere anche noi. Vai Adam. In bocca. E poi hai dato una peta. Tira Perassi! No! Finisce il primo tempo, 0-0. Partita frizzantina, perché comunque tutte e due le squadre sembrerebbe che vanno andare in vantaggio. Insomma, dai, andiamo a fare il secondo tempo e vediamo un po'. E vai Adam! E vai Iheanacho! Ma dai! Addio! Mamma mia, secondo palo, meno male. Cambio. Allora, leviamo Benassi, mettiamo Cerny. Mastur al posto di Armstrong, anche se non è correttissimo come cosa da fa. Anzi, correttissima. Sarri al posto di Angelino e basta, vai. Attenzione, ci va Kelechi. Oh!
Milano al 74esimo e andiamo te io nascio su punizione bello te me l'aspettavo nemmeno io e andiamo te bello te 1-0 dai che manca poco cerchiamo di tenere botta di non farla. Madonna zotta barra dormita de. Mare in mano 1-1 de. Boia cane de. Musa. E vai Bilal. E vai Bilal. No. Finisce così 1-1. Peccato perché dopo aver fatto gol, come avete visto, ha fatto una delle dormite in difesa. Cioè sono andato nel pallone sinceramente, non sapevo più cosa fare. Purtroppo poi questa mia incertezza ha permesso al CSK di fare gol del pareggio. Comunque, alla fine è pur sempre un pareggio, anche se va lo stesso discorso dell'andata sempre contro la Juventus, ovvero che 1-1 se dovessimo finire 0-0 passerebbero loro per il gol in trasferta, anzi in questo caso il gol in trasferta. E boh, vediamo un po'. Non è difficilissimo eventualmente, cioè ci sono le possibilità di passare, ecco. Vabbè, lo scopriremo poi con il ritorno. Comunque, pensiamo al campionato. Eccoci qua. Dobbiamo andare a giocare contro l'Udinese. Fra l'altro, questa partita sarà l'ultima partita del video, perché non so se avete notato, ma la prossima è il ritorno col CSKA, quindi mi verrebbe fare come ho fatto fino adesso, ovvero di finire il video in attesa di iniziare la partita di ritorno di Europa League, dato che per ora siamo dentro, perché non far così, no? Allora vi cosa si può fare? Ma si mette blanco. Boh, eventualmente si fa qualche cambio dopo. No, volevo far riposare a qualcuno in vista della partita successiva. Però c'è la possibilità. Ritorna un'altra volta il fattore stanchezza. E purtroppo il fattore anche rosa non molto numerosa, ecco. Vabbè, iniziamo questa partita. Finiamo col sole, meno male. Già c'è Zivkovic. Ora che ci penso, perché Zivkovic, mio caro ex, fra l'altro, è andato all'Udinese. L'abbiamo venduto allora. Vabbè, vediamo un po'. Speriamo ci pulli. Attenzione, se c'è proprio Zivkovic. Oh, ma vai culo Zivkovic. Madonna santa lì. Insomma, ma che pena fa già gol. Aio. Mamma mia, meno male. Fuori. È buona. E vai Kelesi. Ma è macane, perché hai tagliato e posto di andare di là? Che c'è una VA a destra abnorme. Finisce sì il primo tempo, 0-0. Partita tranquilla. Né noiosissima né frizzantissima, come usa Dio. Già stata Zivkovic perché sembra voglia veramente fare il tenuto per far gol. Comunque, andiamo a fare il suo tempo e guardiamo un po' se cambierà qualcosa. Intanto però voglio mettere Benassi al posto di Cerny. Sì, va bene così, vai. No, non c'è nessuno. Dio buono del Kelesi. Cambio. Allora, fatemi levare Masture, bimbi, perché non ne fare più. E metto anche Barella al posto di Ode Chic. Vai. Devo dire che, diciamo, i sostituti hanno già tanto, perché sono entrati al 91esimo. E niente, però la partita termina così, 0-0, e direi il risultato giusto, perché a livello di occasioni, cioè noi 0, proprio 0-0, tiro in porta, c'è stato così ogni tanto qualche tiro, l'Udinese uguale, cioè a parte l'occasione subito pronti via con Zivkovic, per il resto non è che abbia fatto chissà cosa, sì ci ha provato un po' più di noi, ma niente di che, comunque date le circostanze, va bene, 0-0. Insomma ragazzi, guardiamo un attimo la classifica e poi arriviamo alle conclusioni. La classifica attuale è questa qua. Mancano 6 partite alla fine del campionato e siamo a soli 2 punti dal terzo posto. Il problema è che siamo quinti, a un punto dalla quarta, e bisogna stare attenti anche sotto perché siamo a un punto dalla sesta.
cioè di distacco abbiamo un vantaggio, un punto, che è la Juventus, quindi sarà un casino, e 3 punti alla Sampdoria. La Fiorentina per ora non guardiamola, tra virgolette. Comunque, diciamo che siamo sempre in corsa per il terzo posto, ecco. Vediamo un po' cosa accadrà poi in futuro. E volevo farvi vedere anche un'altra cosa, quando il giochino decide di andare, maledetta la miseria, vai! Eccolo, sì. Vuoi farvi vedere che a regola, salvo cambiamenti, se dovessimo passare il turno con il GSK, giocheremo appunto tra la, diciamo, vincente tra Manchester United e Chelsea. Quindi diciamo che diventerebbe ancora più interessante l'Europa League. Ora niente, ragazzi. Come ho detto prima, il video termina qua. Termina appunto in attesa di iniziare la partita di ritorno contro il CSKA. E niente. Non so voi, ma io sono veramente curioso di sapere come andrà. Detto questo, arriviamo finalmente alle conclusioni. Allora, come sempre, in primis vi ringrazio per la visualizzazione. E poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste 3 cose. Ovvero, mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, perché così facendo rimarrete aggiornati su tutti i video che caricherò, ma soprattutto su tutti quelli inerenti a questa serie qua, ovvero Livorno State of Mind. Via ragazzi, vi aspetto al prossimo episodio, nel quale appunto scopriremo il nostro destino in Europa League, almeno finora. Via, ci vediamo. Ciao!